Sono stati gli studenti dell'Istituto Comprensivo 4 Novembre di Arezzo ad intonare l'inno di Mameli a chiusura delle celebrazioni aretine per il 70° anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia, che ha visto anche la consegna delle medaglie d'onore e delle stelle al merito del lavoro anno 2016, si è svolta presso il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo. E oggi ricordiamo anche la ricorrenza del voto alle donne, quindi anche questa è anche una giornata anche importante da questo punto di vista, ma ecco, è anche una giornata che ci deve dare la spinta per conquistare tutto quello che ancora c'è da fare, perché insomma dobbiamo sempre ricordare che ancora sulla strada dei diritti c'è ancora molto da fare. È una Repubblica, se vogliamo, socialmente molto diversa, no? Quella di rispetto a 70 anni fa. Lì si usciva da una guerra, oggi la guerra in un modo diverso la viviamo forse tutti i giorni. Le istituzioni oggi, chi rappresenta le istituzioni? Insomma, il compito è più semplice, è più facile, sicuramente è molto diverso. Beh sì, è più facile da una parte sicuramente, perché diciamo, è una democrazia diciamo, più acquisita da un certo punto di vista, no? Alcune cose sono direi, non dico più scontate, perché non bisogna dare nulla per scontato, però sicuramente più consolidate, però è anche più complessa, no? Perché è una democrazia che si deve confrontare con una, appunto, con delle sfide globali a cui probabilmente, ecco, forse non si è preparati fino in fondo, no? E che rispetto ad anni fa erano impensabili. Le istituzioni che sono chiamate in causa sono tante, ma non basta appunto che siano solo le classiche istituzioni pubbliche. Ecco, io lo dico sempre, lo ripeterò anche oggi, è importante che ci sia proprio uno sforzo collettivo di tutta la società civile. Ecco, istituzioni pubbliche no. Ecco, in questa direzione credo che insomma abbiamo fatto, questa provincia ha fatto tanti passi avanti e ancora appunto la sollecitazione sarà in questo senso, quindi un grande sforzo corale di tutta la società civile. Questo territorio credo che abbia tutte le capacità e le possibilità per dimostrare di saperlo e poterlo fare.